Il popolo di Dio, protagonista, soggetto del cammino sinodale, anche se spesso negli anni passati questa prospettiva è stata, diciamo così, non presa nella giusta considerazione, come indica adesso Papa Francesco. Ecco, come la teologia può svolgere il suo servizio in questa direzione e in questa logica? La teologia deve soltanto abilitare questo soggetto, che è il popolo di Dio. Non è una concessione che la teologia fa al popolo di Dio, ma di aiutarlo a conoscersi, cioè aiutare tutti i battezzati, tutte le battezzate a rendersi conto che loro sono tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo ha bisogno di loro, della loro voce e anche la Chiesa. In questo, diciamo, orizzonte va ripensato forse anche il rapporto laicato ministri ordinati, visto che vale ovviamente il ministero del battesimo. Certo, parlando del popolo di Dio dobbiamo anche parlare dei ministeri nella Chiesa. Allora c'è il ministero anche gerarchico, ma questo non sopprime la voce dello Spirito, del popolo. Il popolo ha la profezia e spetta ai pastori per discernere. Ci sono tante voci nel popolo di Dio e questo è il dovere, il servizio che i pastori devono rendere al popolo affidato a loro, di aiutare a discernere qual è la vera voce dello Spirito. Vanno insieme. Questo modo di intendere il cammino sinodale della Chiesa, siamo in itinere in questo momento, può essere anche una modalità con cui si porta finalmente a compimento il Vaticano II su certi aspetti? Io non direi a compimento, ma sicuramente stiamo rivisitando il Vaticano II, stiamo scoprendo anche, no, il bene che il Concilio ha portato alla Chiesa, e questo è normale, ma questo è un cammino che non ha fine, perché procederà.